Ciao persi, benvenuti nella mia cucina. Io sono Petunia, la cuoca loca del Puerto Rico, e oggi siete benvenuti nel primissimo episodio di In Cucina con Petunia Persi. La ricetta di oggi, sapete che cos'è persi? Il tiramisù persi, che vi insegna a tirare giù i pantaloni di tuo marito. Molto bene, adesso ti elenco tutti gli ingredienti che ti servono persi. Non sbagliare, mi raccomando, ti osservo persi. Allora, il primo ingrediente che ti serve, l'ho scritto sulla mia agenda per you persi, se non hai questi non puoi scrivere gli ingredienti da nessuna parte persi. I savoiardi persi, non so cosa quelli, questi biscotti un po' stranelli persi, un po' oblunghi, ti servono questi. Poi ti servono 4 ove persi, che ho coltivato io con le mie mani persi. Le ho coltivate nella mia fattoria delle galline, e si chiamano tutte Petunia persi. Guarda che sexy, è la mia gallina, questi, che sexy. Oh, non si rompe persi, è indistruttibile. Oh mio Dio, oh persi, si è distrutti. Oh mio Dio. Va bene, adesso continuiamo sta schifesti. Mascarpone, 400 grammi di mascarpone persi. E questa schifesti bianca persi, molto sexy, guardi. Questi sei pronta a usarlo persi? Prossimi ingredienti, sono un po' una macella oggi, come tu hai potuto vedere. Lo zuccherini, dov'è lo zuccherini? Questi che si è un po' mischiati al cacao persi, ancora meglio, più spicy persi. Prossimo ingrediente, il caffè. Zuccheriti a mio piacimento. Io non ho messo niente persi perché so io lo zuccherini. Non ti serve nient'altro persi. Un po' di... Oh no. Dopo persi. Prossimi ingredienti è il cacao amaro in polvere persi, questo qui. E mi raccomando, non stanno tirando sopra persi. E ciù persi. No, non devi farlo, no. Iniziamo subito con... Chernobyl persi. Iniziamo subito con la ricetta. Separare gli albumi dai tuorli persi. Cosa significa questi? Non so. Io non so queste cose inglesi. Ma cos'è? Albumi dai tuorli? Non so. Io vado a sentimenti e prendo le ove persi delle mie galline. E devo separare le ove. Così? Oh, benedetto Jesus. No vabbè persi, non lo so. Io faccio come mi pare a me persi. Faccio così. Persi, benissimo. E poi metto insieme le ove con i gusci, perché sennò non viene una schifessa buona. Ecco. Molto bene. E tagli pure tutti. Così. Tutto tritato bene persi, se no non segui la ricetta. Prossimi ingredienti, sperati. L'impasto è chiaro e spumoso. Ma perfetti, è già questo che è così. Mettere lo zuccherini e fare montare a neve persi. Ma cosa questi? La settimana bianca, ma mi piacesse. Mettiamo lo zuccherini e montiamo a neve con la frusta persi. Io non ho la frusta persi, io ho una frustona molto sexy che l'ho presa dal mio magazzino persi. Adesso frustiamo a neve. Oh, sta nevicando persi, settimana bianca, cortina. Siamo tutti insieme sulle piste sciistiche. Guardi che sexy questa composti. Devi copiare Petunia persi, se non lo fai uguali non viene una schifesti buona, capiti? Montato bene a neve. Senti già l'odore della neve persi, senti Babbo Natale giù dal caminetto. Ecco, ora che è montato a neve, prossimo passaggio, non me lo ricordo, sperti, sono un po' smemoriella. Quando l'impasto è chiaro persi, ed è questi, aggiungi i mascarponi. Pulire le fruste, ma io non pulisco niente. E montare gli albumi, ma li ho già persi tutti persi, come faccio? Macela. E ribalta la ciotola, oh, no persi, questo è un po' una macela. C'è scritto se la ribalti rimane tutta tacchiti, vuol dire che è giusti. Ok, proviamo subito. Oh, funziona persi, sono una macela, ma ho fatto una cosa giusta. Oh, sexy. Ok, adesso mescoliamo tutti questa schifezza con la frustina. Pipiri. Sembra un gelato, persi. Buono. Facciamo un gelato insieme. Ok, adesso quel mascarpone che è rimasto, persi, aggiungete questi, la ricetta segreta di Petunieschi, che è un colorante naturale estratto dai pesci rossi, persi. E fai così. Oh, non funziona, mio Dio. Guardi che sexy, una bella caccolona, tipo di Dracula, persi, ecco. E poi mescoli tutti con questo cucchiaione sexy. Guarda che sexy, la mia tinta me la sono fatta stamattina con questi. Guardi, uguale i miei capelli. E poi la metti qua dentro, così viene un po' più spicy, persi. Un tiramisù un po' spicy. Molto bene. Prossimo passaggio. Aggiungere gli albumi. Li ho già persi. Distribuisci il composto su una teglia di vetro. Oh guardi, l'ho già fatto. Mi sono portata avanti. Sì, perché io sono avanti più di tutti. E poi inzuppare i savoiardi col caffè. Oh mio Dio, ma cosa questi? Ma sprechiamo così il cibo persi? Non è per me questa cosa. Quindi apriamo i biscotti. Mio Dio. Ma c'è la solita. Ok, questo che è l'ultimo superstito. Lo tocciamo nel caffè persi così. Molto buono e sexy. Un po' amarognolo persi, ma è giusto così. Li tocciamo tutti insieme. Fai una bella macella così. E l'ultimo è la goccia che fa traboccare il vaso persi. Non ho trabocchetti niente. Allora aspetti, ne manca uno. Vabbè persi, va bene così. Trick! E viene un cono. Così come la Tour Eiffel persi. Siamo in Francia all'improvviso. L'ultimo passaggio. No aspetti, mi sono persa. Mettere tutti sullo stesso verso. Beh, perfetti così. Si può mettere secondo strato di crema. Io non ho più niente. Metto i fiorellini. Mi parti così un boomerang persi. E metto i fiorellini. Molto sexy. Decoriamo il nostro tiramisù persi con i fiorellini. Facciamo un po' uno stagnetto delle ragnocche. Guardi che sexy così. Uno qua sopra. Sexy. Viva gli sposi persi. Questa è una torta perfetta per i tuoi sposi. Se tu vuoi fare un tutorial, segui questi. Adesso metti il secondo strato di crema. Lo fatti. E metti i savoiardi. No, basti. Metto questi. Tic. Molto sexy. Livellare la superficie. Aggiungo il cacao a piacimenti. A me piace molto questi, quindi aggiungo il cacao a piacimenti. Ed è pronto il nostro tiramisù. Tirami giù i pantaloni. Molto sexy adesso. Questi schifesti. Va in frigo quanto vuoi te, persi. Anche un minuto. E tutto lo mangi, persi. Se sei incontinenti, un minuto, basti. Lo mettiamo in frigo, persi. Ci vediamo tra poco, maledetti. Tric! Mio Dio.
fallito persi il primo tentativo. Persi, non so tirarmi su, io sono venuta su Persi. È pronti, mio Dio, guardi che sexy. E questo è gourmet Masterchef 5 stelle Michelin, su io, sì. Adesso facciamo un assaggino a questi. Una fettina. Oh, mio Dio, sexy. Molto buono, Persi, se volete fare questa ricetta li seguite fino per segno, Persi. E la scrivete sul diario BU, maledetti. Se no non funziona, te l'ho già detto. Segui la ricetta di Petunia e vai a vedere gli altri video su BU Play. Grazie mille, ciao sexy. Alla prossima volta. Basta.